Dice la leggenda che Giotto, quando era ancora un giovane allievo di Cimabue, un giorno per scherzo disegnò una mosca sul naso di una figura ritratta dal suo maestro. Cimabue, vedendo la mosca, cercò di scacciarla più volte con la mano, prima di accorgersi che non era reale. Sono proprio la sua attenzione al dettaglio, il suo realismo e la sua umanità ad aver portato Giotto a viaggiare per tutta l'Italia. Assisi, Napoli, Roma, Padova e Rimini sono solo alcune delle tappe del suo itinerario artistico. Nato nella seconda metà del 200, originario della Toscana, Giotto ha esordito come pittore nelle aree circostanti, da Firenze ad Assisi. Proprio ad Assisi, tra i colli dell'Umbria, la mano di Giotto è stata riconosciuta negli affreschi della Basilica di San Francesco, dove da poco erano state collocate le spoglie del santo. E sempre ad Assisi, in quella stessa basilica, Giotto sarebbe tornato anche più avanti, ma non prima di essere invitato nell'Italia settentrionale da un ricco committente. Siamo a Padova, è l'inizio del 300, e Giotto sta affrescando quello che rimarrà un indiscusso capolavoro, la Cappella degli Scrovegni. Giotto ha ormai raggiunto la sua maturità artistica. Colpiscono la naturalezza dei personaggi religiosi, i volti espressivi, il senso di movimento dell'insieme. Nel 1310 Giotto viene richiamato a Firenze, dove comincia a dipingere la Madonna in Maestà, anche nota come Madonna di Ogni Santi. Un'enorme pala d'altare di più di 3 metri, ideata per la chiesa di Ogni Santi a Firenze, realizzata su tavola con tempera e oro. Un dipinto in Maestà raffigura un personaggio in trono. In questo caso si tratta della Madonna con Gesù bambino in grembo. La coppia è circondata da angeli. Oltre le figure, Giotto dipinge un fondo oro piatto e uniforme. L'assenza di profondità spaziale e di riferimenti al contesto reale rafforza la dimensione simbolica secondo una prassi tipica del periodo. Ma il buon Giotto sapeva come rompere con la tradizione. Avete notato per esempio gli angeli? Ognuno è caratterizzato da un dettaglio che lo rende unico. Ognuno ha una propria fisionomia. In più sono tutti raffigurati di profilo, una connotazione che l'arte bizantina riservava solo a diavoli e personaggi negativi. La posizione di profilo offre un inedito senso di tridimensionalità al dipinto. Ma non solo, l'uso della tecnica del chiaroscuro dà volume alle figure e rafforza l'idea di una scena realmente collocata nello spazio tridimensionale. Insomma, con un realismo tutto nuovo, Giotto sembra proprio aver portato quella sua mosca nell'arte sacra e presto avrebbe influenzato molti pittori più giovani, dando inizio al Rinascimento.